donne eccolo là. Domenico Dara, secondo me in questo momento forse è lo scrittore calabrese più importante, anche più vivace nella scrittura e nella creatività. Ha vinto il premio Stresa nel 2017 con il libro Appunti di meccanica celeste. Ora io ho composto varie ballate ispirandomi a Corrado Alvaro, a Leonida Repaci, a Mario Lacava, e lui più volte mi ha rimproverato, dice: ma è possibile che ti ispiri solo con gli scrittori dei punti e non con gli scrittori viventi? Allora io ho detto: beh, leggerò alcuni dei tuoi libri e cercherò un personaggio che mi possa ispirare. E in effetti il personaggio io l'ho trovato, è Venanzio Micchiaduro, che è uno dei 7 protagonisti di questo libro Appunti di meccanica celeste. Adesso capirete perché mi ha ispirato. Venanzio è un bambino che nasce a Girifalco, il paese di Domenico Dara, e nasce nel periodo dei Lillà. La mammana, l'ostetrica che lo porta, diciamo, in vita, si accorge che Venanzio ha una dote straordinaria e che farà felici le donne. Bene, lui ha anche la fortuna di vedere come prima cosa anche il seno prosperoso della signora Mara Rosa. Chiaramente questa notizia gira, come abbiamo detto, a così si dice, a così si punta, tutti aspettavano di veder crescere Venanzio. Una vicina di casa, giovane, saputa la notizia, a un certo punto decise di avviare lei al piacere dell'amore Venanzio, e così fu. Venanzio capì che a lui veniva offerta una grande opportunità. Ma essendo lui una persona molto prudente, praticava quest'arte con giudizio. Le donne erano felicissime, le donne di Girifalco, ma il padre a un certo punto, vedendolo così con la testa per aria, disse: beh Venanzio, devi imparare un mestiere, qualcosa la farai da grande. E lui disse: guarda papà, io non voglio né fare il muratore né il contadino, voglio imparare un lavoro che si dedichi alla bellezza. E allora il padre disse: guarda, c'è proprio Don Gaetano, che è il sarto del paese, che sta cercando un apprendista. Così Venanzio si prepara e va da Don Gaetano, il quale gli illustra un po' tutti gli strumenti del mestiere, ma mentre racconta poggia la mano sulla natica di Venanzio, il quale si irrigidisce e si preoccupa, dice: qui la storia inizia a non piacermi più. Per cui torna a casa durante la notte, pensa, dice: io dovrò parlare chiaramente con Don Gaetano. E così fa. L'indomani mattina dice Don Gaetano: tu non sei sposato, non hai figli, sei solo, se tu mi accoglierai nella tua sartoria come un figlio, ma solo come un figlio, io sarò felicissimo di imparare la tua arte. Don Gaetano velocemente si fa un po' di calcoli e capisce che in effetti la presenza di Venanzio avrebbe arricchito la sua vita, e così inizia a insegnargli il mestiere. Venanzio lo impara. Tutti gli uomini del paese di Girifalco chiaramente mandavano le donne a cucire i vestiti da Don Gaetano, perché erano certi che non avrebbero corso alcun rischio. Maggiormente l'appuntato dei carabinieri, che aveva sposato la donna più bella del paese, e solo in quel caso non la mandava scortata, cioè la moglie poteva entrare da sola nella sartoria. E quel giorno entrò. Entrò, però trovò Don Gaetano con il braccio ingessato, era caduto, si era rotto il braccio e quindi non poteva prendere le misure né cucire l'abito. Lei, preoccupatissima, disse: come faremo? Io ho un matrimonio, devo assolutamente fare questa. Non si preoccupi, Venanzio è bravissimo. Per cui Venanzio prese il misurino e iniziò a misurare i fianchi, la vita, il petto. A un certo punto la moglie dell'appuntato vide che i pantaloni di Venanzio erano cresciuti a dismisura.
Dice, c'è qualcosa che non mi quadra. Allora Venanzio non è il fidanzato di Don Gaetano. Lei capisce, osserva e va via. Cerca di tornare per la misura del vestito proprio quando Don Gaetano è in ospedale, in modo tale da essere da sola con Venanzio. Venanzio gli fa indossare l'abito, ma lei casualmente inciampa e cade su Venanzio. Ha un plesso meraviglioso. Lei uscì da quella sartoria più luminosa che mai, senza dire nulla chiaramente, però tra le amiche poi piano piano si sparse questa voce, per cui tutte le donne di Gifalco e tutte le donne dei paesi limitrofi andavano a cucirsi degli abiti da Venanzio, il quale, una volta morto Don Gaetano, ereditò la sartoria e dietro la sala dei provini mise su un'alcova d'amore. Venanzio ebbe anche dei figli da queste donne e si dice che molti vanno a Girifalco in cerca dei figli di Venanzio. Venanzio Micchiaduro, la gioia di Lidoni, è nato a Girifalco col profumo di lilla. Mara Rosa s'accorgiu della dote strabiliante e lei sì che ne capiva di quello che natura fa. Lo appena nato vide i minne Mara Rosa come un campane Pasqua sonaro tutta festa. Ci pensò a farlo insaporare per questa vocazione. Il mondo gli sorrise, ma l'arte del piacere con prudenza praticò. E nella sartoria, ma quale diceria, tra gessi e misurini, che morbidi provini. Suoi clienti con sapida umertà mai nessuna parlerà, i mariti e l'appuntato certi delle maldicenze non sospetteranno mai dell'alcova e delle essenze. E nel retrobottega specchi tende e poesie, sete morbide e fiammelle fa sentire tutte belle. È nato a Girifalco col profumo di lilla, le donne lui le ama con vigore e gentilezza, del corpo lui capisce, delle curve la dolcezza, ma che peccato è amore, è musica celestiale, è giostra irriverente, beata chi ci sale. La 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 la. Beh, non ancora, eh? Allora, quindi, grazie di essere venuti, ringraziamo i relatori, Angelo Antonio Raccanelli, detto Antonello, il presidente Cesare Placanica, il professore avvocato Antonio Palma, il dottor Angelo detto Venanzio. Non era noto agli uffici
questo fatto, però da oggi prendetene nota. Il dottor Angelo Martinelli, Lucilla Anastasio che ci ha lasciato, tutti i presenti, buon anno di nuovo, adesso andiamo a brindare di là, ve lo auguro con tutto il cuore, perché sono una persona che sa che cosa significa attraversare il dolore e sperare nel nuovo anno. Presidente Michele Leone, grazie, già le anticipo che la inviteremo in Calabria, anche in questa mia doppia veste di Presidente Baiagio Anfisia Calabria, Roccella Ionica, quindi poi prego tutte le nostre confrère di fermarsi qui insieme ad Anna Calai per uno scatto ufficiale con Ruban, con la nostra cantante Francesca Prestia, che andrà pubblicato sul nostro, sulla nostra rivista nazionale L'Erotiseur e sul, sul nostro sito mondiale, quindi porteremo la storia della nostra cantastoria calabrese a tutto il mondo. Ci vediamo dopo l'aperitivo, il presidente Michele Leone può autografare tutto, per favore solo i libri, non mettete verbali, cose, no, non approfittate, a dopo.